Voilà, ciao ragazzi, benvenuti all'aggiornamento delle 19. Allora, oggi lo sto registrando con una GoPro e faremo, cioè andremo insieme a svuotare l'app con tutte queste cose dietro, perché dovete sapere che stiamo sistemando l'agriturismo per l'apertura di settimana prossima, sì, il 22. E quindi adesso dobbiamo, cioè, siccome ha fatto pulizia, eccetera, eccetera, queste sono tutte cose che dobbiamo buttare via. E quindi andiamo all'isola ecologica adesso a portarle. Vedete, c'è un po' di carta, plastica, eccetera, eccetera. Quindi andiamo a svuotarla. Aria, spostati, te, che non vieni davanti alle ruote qua. Via, via, Aria. Adesso andiamo indietro piano, così mi appoggia diritto. Per uscire, ok, ci siamo e adesso si può partire. Metto la GoPro in testa, facciamo così. Ok, tutto in presa diretta. Ok, ci siamo. Si va, Ari. Via, via adesso. Dai, accenditi. Niente, bisogna tirare l'aria. Vediamo adesso. Ok, si parte. Dobbiamo stare attenti a non perdere le cose dietro. Dobbiamo andare piano. Qui il padre e lo zio stanno invece finendo di sistemare, cioè hanno tirato via tutti i rami, vedete, degli ulivi che abbiamo potato. Controlliamo che ci sia tutto a posto dietro. Se metto anche bene il finestrino, così si vede dietro. Ok, uno e due. Ok, ci siamo. Perfetto, e adesso si può partire a piano. Ok, si va. Andiamo proprio piano piano. Aspetta che devo richiudere l'aria perché sennò. Ok. Oggi è una giornata un po' tra un misto tra nuvole e sole, vedete? C'è una specie di foschia, però comunque non hanno messo pioggia, dovrebbe restare abbastanza bello il tempo, ecco. Pian piano perché vedo che un po' l'aria fa muovere le cose più leggere. No, ma ok, dai, buono, buono. Ok, pianino, freccia. Ogni volta che arrivo qua c'è qualcuno che viene su. È sfortuna proprio. Adesso andiamo giù. In teoria dovrebbe essere aperta, credo. Ok, prendiamo la freccia. Questa è tipo una discesa, vedete che è una strada tipo senso unico quasi, quindi se si sta venendo in giù e qualcuno viene in su bisogna mettersi d'accordo, cioè o quello che viene in su si ferma prima oppure dovevamo fermarci noi. Ok, siamo arrivati. Urca, che non perdiamo qualcosa proprio alla fine. Eccoci qua. Adesso saliamo lì. Non so se avete visto il video quando siamo venuti l'altra volta con il trattore. Oh, attenzione che c'è un super camion qua. Altro camionetto. Ok. Siamo arrivati. Andiamo su, attenzione, ce la farà l'app a salire da qua. Andiamo in prima. Oh, che fatica che fa! Ce l'ha fatta. Ok, ci siamo. Allora, prima direi di fermarci qua dove c'è la carta, che diciamo è principalmente c'è quasi tutto di carta qua da buttare via. Poi là, ciao. Ok. Allora, adesso iniziamo a buttare via le cose di carta, tipo questi. Carta, tutta roba di carta.
carte, tutto carte. Questa è plastica. Questi sono... cosa sono questi? Legno? Carta. Tutte cose di carta. Ok. Poi anche questa, tutte cose di carta. Vediamo se ci sono, mentre le butto giù. Ok, questo no. Come va? Bene, dai. Tutto bene? Sì, dai. Allora, stiamo facendo un po' di pulizia in agriturismo adesso. Allora devo svuotare qua. Sto riprendendo, va bene? Sì, sì, solito. Qua tutta roba di carta quasi. Carta. Carta. Ah, polistirolo è ingombrante. Non è plastica. Ah, plastica. Questo è tutto plastica. Posso lasciarlo dentro quello lì? È bianco il sacchetto. Solo quelli neri no. Ok. Queste tutte cose di carta. Questi sono quelli nuovi che abbiamo installato nei bagni. Vortex. Perché alcuni si erano rotti. Carta. I vecchi supporti TV. È quasi tutto carta, è roba. E anche questa sotto allora. Allora aspetta a buttare. Questi qua che sono i fogli plastificati? Ingombranti. Questi li avevo fatti nel Covid, vedi? Eh beh, bisognava. Breakfast, robe. Questo ancora carta. Questi mi sa che è ingombranti, comunque chiedo. E quelli mi sa che sono tutte cose che vanno giù. Anche questo è ingombrante. Anche questo è ingombrante, giusto? È in vendita quella pecana. No. Questo è ferro. Questo. Elettricità. Allora, adesso il ferro lo lascio qua. Ok. Aspetta, ma c'è qua lo spazio. Ok. Ah, questo lo riporto nel... nella cosa allora. Carta, plastica. Adesso ho quasi svuotato tutto. Questo è nel secco. Questo invece è nelle cose elettriche che non sono qua, sono più avanti. Anche le lampadine. Queste sono pile invece. Le pile vanno qua. Guardate quante pile che ci sono. Le cose elettriche invece vanno là avanti. Che le vedo, sono qua. Guardate quanta roba che c'è. Ok, allora questo. Questo. Metto qua nel carrello e il ferro da stiro. Cosa? Ah, eh sì, è vero, eh. È perché stanno rifacendo lì. La parte vecchia la fanno nuova. Bisogna. Va bene, dai. Ciao, grazie. Ciao ciao!
si torna a casa potente, missione compiuta, abbiamo svuotato tutto quasi completamente, manca solo in realtà un sacchetto che però è da buttare nel secco e quello lo butto lì vicino a casa nostra che abbiamo i contenitori dove buttarlo. Adesso vedete qua è meglio aspettare perché come vi dicevo la strada è stretta e non ci si passa bene tutti insieme. Adesso prendiamo un po' di rincorse con l'ape perché è una bella salitona questa, da andare su. Ce la fa ad andarci. Ho chiuso l'aria. Adesso sono in guardia, ma mi sa che mi tocca cambiare marcia. Vediamo. No dai, ce la sta facendo, ce la sta facendo. Attenzione, attenzione, attenzione. No, oh, non ce la va più. Ce l'ha fatta grande in quarta, la pita potente. Adesso giriamo. Ok. Adesso si torna. Siamo quasi a casa. Il padre ha fatto anche tutti i buchi nei vigneti perché fra un po' dovremo rimpiantare le nuove viti. C'è anche quel lavoro lì da fare. Freccia. Andiamo a svuotare direttamente anche l'ultimo sacchetto nel secco che vi dicevo. Aria, spostati! Cosa fai lì in mezzo? Ok, siamo tornati. Guardate qua tutti i rami. Bisognerà trinciarli adesso col trattore. Questo secco. Oh, mi sono dimenticato la lampadina, ma mi sa che va nel secco anche quella. Allora, secco. Questo invece va nella carta. E la lampadina va nel secco. Ecco. Va bene, dai. Ragazzi, spero che questo video diciamo di svuotamento ape vi sia piaciuto e in caso fatemelo sapere nei commenti e se volete iscrivetevi a questo canale. Come sapete, vabbè, questo è stato un video un po' più lungo del solito e anche gli aggiornamenti una volta li facevo quotidiani, adesso cerco di farne il più possibile però non so se riuscirò ogni giorno e niente, va bene dai, ci vediamo nella prossima puntata, ciao a tutti. Aria, cosa fai? Saluta anche te, dai. Saluta. Brava!